Salve a tutti ragazzi, qui è JosephGamer e bentornati su Xenoverse 2. Oggi ho da mostrarvi una missione segreta. Avete capito bene ragazzi, perché è comparsa improvvisamente nei cieli di Compton City. Vi porterò con me a svolgerla e mi sono informato un po' su internet e a quanto pare si tratta di una missione disponibile solo per 3 ore nel giro di un'intera settimana, ed è capitato di sabato. La missione ragazzi è questa qui. Probabilmente se voi oggi andrete a vedere se questa missione c'è nei cieli di Compton City, di sicuro non la troverete, perché sono delle missioni che compaiono così all'improvviso e credo che per restare informati su queste dobbiamo tipo visitare, che ne so, il sito di Xenoverse 2 o in generale, ve lo comunicherò magari su Facebook e Instagram, quindi seguitemi lì. Prima di andare avanti ragazzi, come al solito, lasciate un fottutissimo mi piace, proviamo a superare almeno i 5.000 mi piace per altri video per scoprire insieme i segreti di Xenoverse 2. Ed eccoci qui, ci avviciniamo a questa missione davvero stranissima. Porca miseriaccia, sconfiggi Cell massima potenza. Ragazzi, Cell è di livello 79. Raga, il level cap è 80, e per level cap intendo il livello massimo raggiungibile Xenoverse 2. Quindi ragazzi, l'andiamo a fare un invito da parte di Cell. Ragazzi, ho invitato anche qualcuno che era nella mia lista amici, e guardate tutti i Saiyan che ci sono qui a disposizione con me per combattere. Sarà uno scontro incredibile, perché a quanto pare il livello non è 79 ma 80. Potrei sbagliarmi. E guardate quello davanti a me, raga, una spada incredibile alle spalle. Mica quella di Tapion. No! Ed ecco ragazzi che sta arrivando. Dove diavolo è? Cosa sta succedendo? Tutti che si caricano. Mamma mia raga, che cos'è questa cosa? Ed è arrivato lui, cattivissimo, un time breaker. No raga, mi sa che questa è roba che io non avrei dovuto vedere. Perché va subito contro di me? Oh! Dammi un attimo che mi devo caricare. K.O. Raga, mi ha ucciso in 2 colpi. Qualcuno mi venga ad aiutare, vi prego. Cioè ragazzi, non ho avuto nemmeno il tempo di trasformarmi in Super Saiyan. Non ho fatto nulla. Cioè guardate la mia aura, guardate che sono proprio a pezzi. Per fortuna c'è Superman che mi ha curato, raga, per fortuna. A questo punto quindi qualcuno si è arreso. Superman si è proprio arreso. No ragazzi, adesso no. Ora che entro in campo io no. Quindi ragazzi, andiamo col Super Saiyan di terzo livello e si va a dare schiaffoni incredibili a Cell. Io ho messo anche una mossa interessante che spero faccia effetto. No, 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 il controllo mentale no! Sono stato controllato, sì! Mi sono liberato grazie a Goku Trunks Fusion, che non so chi diavolo sia. Allora, ritrasformiamoci in Super Saiyan di terzo livello. Ragazzi, credo che difficilmente riusciremo a sconfiggere un nemico così potente. Cioè, guardate, un altro po' non mi permette di avvicinarsi. Cioè, è qualcosa di incredibile. Vediamo un po'. Andiamo con la Kamehameha. Anzi no, con un cannone Galick. Cioè ragazzi, è proprio cattivissimo lui. Mi avete detto tra l'altro che posso fare delle combo, soprattutto in questo modo. Allora, io lo lancio via. Andiamo. No, 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 ovviamente lui si allontana. E ci riprovo. No. Volevo utilizzare la raffica alla massima potenza. A questo punto sapete che vi dico ragazzi, andiamo ad utilizzare questa qui, Super esplosione dell'aura. Finalmente ho cambiato un po' le mosse, ma credo che non gli sia rimasto nulla a lui. Cioè, notate che non muore, la salute residua è incredibile, quindi non so se è normale tutto ciò. Posso mettere delle capsule? No, non le posso mettere, mi ha risconfitto. Ragazzi, lui ha il livello doppio rispetto al mio. Cioè, avete capito cosa diavolo sta succedendo? Per fortuna c'è un altro Saiyan che mi viene ad aiutare. E guardate sto Saiyan, ragazzi, aveva il corpo di Cell. Quindi forse diventa una sorta di costume, non lo so. Mamma mia, raga, non so se la missione consiste a questo punto nel resistere. Perché se non ho capito male, vi spiego un po' meglio la situazione. Queste missioni sono fatte apposta così. Oh, mi ha ucciso. Io, raga, il problema è che sono di livello troppo basso. Mi sono comunque buttato a capofitto nella missione, ma probabilmente avrei dovuto aspettare. Quindi, come vi dicevo, la vita di questo personaggio non scenderà probabilmente mai. Oh mamma mia, stai inseguendo me. Via da qua, no, sono morto. Un solo colpo e mi uccide. Conclusione, quindi ragazzi, si è completamente conclusa la missione. C'è stato addirittura un fallimento. E di certo non sono tra i primi in classifica, perché purtroppo ragazzi il mio livello effettivamente non me lo permetteva. Peccato, peccato. L'evento assalto si è concluso. Quindi ragazzi, da come avete visto, davanti ai miei occhi è completamente scomparso l'evento. È stato qualcosa proprio di strano e inconcepibile. Quindi una missione segreta, perché ragazzi sì, c'era nel gioco, ma
non è facile comprendere anche dove si trova all'interno della mappa. Non so se altre missioni compariranno a breve, probabilmente compariranno ogni sabato e domenica. A questo punto direi di fare una missione parallela offline, perché voglio qualcosa di un po' più gestibile. Ragazzi, quello che abbiamo fatto prima è stato davvero troppo difficile. Magari facciamo esplosione di Namek, oppure rissa per le sfere del drago. Qui comunque abbiamo un po' di cosucce a nostra disposizione. Qui c'è lampo mistico, proviamo sta missione qui. Freezer, esci allo scoperto. Quindi devo distruggere 20 sottoposti di Freezer. Qui c'è Nail. A quanto pare ti serve aiuto, posso unirmi a te? Sì, ragazzi, arriverà appunto con noi a combattere. E io, prima di procedere, mi vado a fare una bella carica massima qui, in modo tale da diventare sempre più potente e andare appunto a sfidare questi nemici con una certa velocità e portarci a casa il lampo mistico. Spero di riuscire a fare questa cosa, perché probabilmente questa è una di quelle missioni che, se conclusa nel giro di 5 minuti, appunto forse riusciamo effettivamente ad ottenere l'oggetto, o meglio l'equipaggiamento che ha con sé. Ho trovato un namecciano. Di cosa sta parlando? Di Nail forse? Sì, infatti. Allora, noi ragazzi ci trasformiamo subito, benissimo. Abbiamo ben 20 nemici da eliminare, quindi cerchiamo di farlo quanto prima. Ora ho appena inserito il Super Saiyan di terzo livello, anche se, se notate, questi personaggi non mi sembrano eccessivamente potenti, eh. Finalmente ho dato senso alla carica, anzi alla raffica della massima potenza, grazie a voi. Grazie per i commenti, ragazzi. Quindi se avete altri consigli dovete assolutamente scrivermi tutto nei commenti, perché proprio grazie a voi sto scoprendo tante sfaccettature e tanti segreti del gioco che io non avevo notato. Quindi io cercherò di fare lo stesso con voi non appena scopro qualcosa di interessante. Già il fatto di aver visto all'interno di questo video una missione come dire, particolarmente segreta, perché comunque non era prevista all'interno del gioco, credo di avervi dato una mano. Poi chiaramente non l'avete potuta giocare in quel momento, però sapete che in futuro possono essercene altre, quindi è fondamentale avere, come dire, una visione d'insieme di quello che è la totalità di Dragon Ball Xenoverse 2. Mamma mia, ragazzi, quanti paroloni difficili. E credo che nel frattempo siamo tipo a 5 nemici eliminati. Sono purtroppo troppo pochi. Per fortuna però, se notate, ogni volta che eliminiamo un nemico ne arrivano altri, ma soprattutto ritorna un po' di tempo che abbiamo perso. Infatti non è possibile che il tempo trascorso fino ad ora sono, che ne so, 15 secondi. Infatti se notate siamo a 14 minuti e 40 circa di tempo disponibile. Sono a circa metà dei sottoposti di Freezer da eliminare, e probabilmente se riusciamo a fare in tempo tutto, quindi in tempistiche brevi, se riusciamo a fare molti danni ai nemici, sono quasi sicuro che anche Freezer spunterà per farsi vedere da noi. Peccato che io non avessi a disposizione altra aura per fargli un'altra raffica energia massima potenza, e quindi lo abbiamo scaraventato giù. Nel frattempo, mentre gli altri dicono qualcosa, tieni d'occhio il livello di salute. E vabbè, sono a posto, guarda. Vediamo un po' se riesco a distruggere anche quest'altro Appule. Comunque in sto video, raga, troppi termini difficili sto utilizzando, quindi diamoci una calmata e divertiamoci un bel po'. Vedo altri che ci sono laggiù in lontananza. C'è Raspberry. Vediamo se riusciamo a raggiungerlo in fretta. Vediamo. Capsule Corporation. Che poi, raga, è brutto il fatto che questa sfera, cioè questa cosa, non possa essere distrutta. Cioè, guardate, vi faccio una Kamehameha contro e nulla, rimane lì completamente indistruttibile. Io ho notato che gli scenari del gioco, alcuni si spaccano un po', cioè tipo le pietre, si rompono, che ne so, alcune case, si rompono degli alberi. Però poi, effettivamente, ragazzi, gli scenari di per sé non sono distruttibili. Cioè sì, si rompe qualcosa, ripeto, però io mi sarei aspettato una distruttibilità di gran lunga maggiore. Nel frattempo ci avviciniamo agli altri nemici, che come vedete sono un po' sparsi per la mappa. Un po' tutti i nostri amici che abbiamo qui, Metacooler, Freezer e tutti gli altri, si sono un po' dispersi insieme ai nemici stessi. Allora, vediamo se riesco a targettare qualcun altro. Nail sta combattendo laggiù. Nel frattempo Freezer ha eliminato un altro suo sottoposto, perché io tra l'altro in maniera sciocca ho scelto effettivamente Freezer come compagno. Quindi ce lo ritroveremo contro dopo probabilmente, me lo sono ritrovato adesso come amico. E vabbè, chi cavolo se ne frega. Dai, diamo schiaffoni al nostro caro Nabana e vediamo se riusciamo anche a fare la combo. Non ci sono riuscito, volevo fare la combo con la licora raffica alla massima potenza, però c'è ben poco da fare. Vai così.
ci facciamo un teletrasporto e lo eliminiamo. Io credo di essere, ecco, a 15 nemici su 20 sconfitti. Dai, che anche quest'altro Navel sta per morire, vediamo un po'. Eccolo qui. E l'ultimo dov'è? Fatti vedere Robertry. Oh, se sarei io, mio caro Robertry. Lui è quello che ha la vita più alta di tutti. Com'è possibile? No, raga, non è normale sta roba, per nulla. O lui è più potente del solito, o c'è qualcosa che non quadra. Tipo adesso immaginate si trasforma in qualcosa di eccezionale. Ma non credo, ragazzi, dovrebbe essere un nemico piuttosto normale. Forse con vita e potenza superiori. Nel frattempo quindi andiamo di combo e andiamo a concludere con la raffica energia massima potenza. Conclusione, e mi auguro che arrivi quella suprema. Vediamo un po', sì! Arriva quindi qualcuno ed è il nostro caro Freezer. Ci contavo. Vedo che hai ridotto i miei uomini. Vabbè, non ne vale la pena dispiacersi per la perdita di guerrieri infimi. Vabbè ragazzi, lui come al solito si crede superiore in una maniera incredibile, ma non si rende conto del fatto che davanti ad un Super Saiyan, ma soprattutto un Super Saiyan di terzo livello, gli schiaffi sono perennemente assicurati. Tra l'altro sta picchiando se stesso. Quindi ragazzi, viaggi nel tempo e temporali incredibili, cioè interdimensionali. Quindi ragazzi si va. Come vedete Freezer è davvero, suppongo, terrorizzato alla vista di un Super Saiyan che però ha anche i capelli lunghi, quindi ancora più tamarro e figo come non mai. Quindi si va. Andiamo a colpire. No, volevo continuare la combotti con la raffica energia massima potenza. Ormai ci ho preso gusto, ragazzi. Quindi la farò molto molto spesso. E andiamo a colpire. Oh, ho fatto tutti quei raggi inutilmente. No, ma sul serio, parati. Ah, vabbè, non mi ha fatto nulla. Io, ragazzi, devo introdurre seriamente nel mio modo di combattere la parata, perché non lo faccio probabilmente quasi mai. Quindi però vi dico una roba. Ho notato che in Xenoverse 2 talvolta è quasi meglio colpire che difendersi. Chiaramente non sempre, altrimenti sei scarso. Poi io parlo sempre affinché il mio sia un atteggiamento, un comportamento per giocare, per divertirsi e basta. Poi chiaramente ragazzi, chi gioca in maniera competitiva deve assolutamente pararsi e, come dire, utilizzare delle build, delle mosse molto più potenti delle mie. Tra l'altro abbiamo ottenuto anche un grado non male e abbiamo ottenuto degli oggetti e anche il lampo mistico, ci sta. Se volete scoprire altri segreti di Xenoverse 2, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale premendo al centro, oppure guardate la mia serie su Xenoverse 2, tutta la storia, cliccando sulla miniatura a destra. Invece in quella di sinistra troverete altri video fighi di Xenoverse 2. Quindi alla prossima, ciao.